Siena. Siamo nei primi decenni del 300. Siena, la patria di Duccio da Buoninsegna e di Simone Martini. Nello stesso periodo sono attivi anche due fratelli a Siena, Pietro e Ambrogio Lorenzetti. Pietro nasce nel 1280 circa e morirà nel 1348. La pittura di Pietro sarà molto influenzata da quella di Giotto e quindi la vediamo caratterizzata da una forte espressività dei personaggi e spazialità. Di Ambrogio Lorenzetti abbiamo meno notizie certe. Più o meno è nato ed è morto nello stesso periodo del fratello Pietro. Sappiamo solo che sicuramente è morto nel 1348. Ambrogio Lorenzetti sarà comunque molto partecipe della vita sociale e degli ideali politici del suo tempo e della sua città. E come vedremo in alcune opere saranno raffigurati e raccontati proprio questi valori. Comunque in generale la pittura di Ambrogio sarà più influenzata da quella di Duccio da Buoninsegna e anche da quella di Simone Martini, piuttosto che dalla prospettiva e dalla spazialità giottesca. Preferisce invece arricchire le sue raffigurazioni con personaggi che appaiono sì piatti, ma con linee molto sinuose, impreziosite poi da tantissimi dettagli, quindi molto più vicino alla poetica di Simone Martini. Ambrogio Lorenzetti eccellerà sicuramente nella tecnica dell'affresco e ne è un esempio molto famoso il ciclo del buon governo e del cattivo governo. Realizzato nella Sala dei Nove, nel Palazzo Pubblico di Siena, di cui qui stiamo vedendo un'immagine. Tutto il ciclo si svolge su tre pareti contigue. Due lunghe e una più corta. Su quella più corta c'è l'allegoria del buon governo, quella che vediamo frontalmente, mentre a sinistra c'è l'allegoria e gli effetti del cattivo governo e a destra l'allegoria e gli effetti del buon governo, sia in città che in campagna. La grande importanza per questo ciclo di affreschi è che è una delle primissime espressioni di arte civile medievale, cioè non arte religiosa o devozionale. Come per Simone Martini, l'opera fu commissionata dai Nove. Sappiamo che i Nove erano i nove esponenti che governavano la comunità senese, la città di Siena. I Nove venivano scelti tra le famiglie più importanti e più ricche e più abbienti della città di Siena e governavano per un periodo limitato di tempo, dopodiché, esaurita la loro funzione, venivano eletti altri Nove. Il fatto che il lavoro fu affidato ad Ambrogio Lorenzetti sta a significare che egli veniva considerato come il migliore interprete del modo di vivere e di pensare di quella borghesia mercantile di cui i Nove erano gli esponenti. Quindi l'opera va considerata come un vero e proprio manifesto politico e l'emblema delle virtù civili del popolo senese. L'allegoria del buon governo, come vediamo, si trova nella parete corta e questa è posta frontalmente ad un'enorme finestra che si trova sull'altra parete corta e per questo è la parete anche più inondata di luce. Come possiamo osservare da questa immagine, vi è un insieme molto complesso di figure, da intendere come figure simboliche. Sono delle figure retoriche, si chiamano le prosopopee. È probabile che Ambrogio Lorenzetti abbia ripreso questi concetti e queste figure dalle teorie filosofiche di San Tommaso d'Aquino. La figura che rappresenta il buon governo è la figura di questo vecchio saggio. Come vediamo ha uno scettro, uno scudo e una corona, tutti elementi che riportano alle varie qualità che deve avere il buon governo. È vestito con un mantello bianco e nero, che sono i colori dello stemma di Siena, ed è seduto su di un trono.
In alto ci sono tre figure alate: la fede, la speranza e la carità. Questo sta a intendere che il buon governo deve essere assistito proprio da questi concetti: fede, speranza e carità. Alla destra del vecchio saggio siedono tre figure, quindi altre tre qualità che il buon governo dovrebbe avere. Si tratta praticamente della prudenza, della fortezza, quindi dell'energia e della pace. Alla sinistra, sempre del vecchio saggio, siedono le altre tre figure, la magnanimità, la temperanza e la giustizia. In verità, la giustizia riappare nello stesso dipinto ed è quel personaggio seduto anch'esso e posto allo stesso livello del vecchio saggio, ma sull'estrema sinistra. La figura è rappresentata mentre cerca di tenere in perfetto equilibrio i due piatti della bilancia, i simboli della giustizia, mentre in alto c'è un altro personaggio alato che raffigura la sapienza che deve orientare la giustizia. Sotto la giustizia vi è un'altra figura, anch'essa seduta, raffigura la concordia. La concordia viene raffigurata mentre sta porgendo due lunghi cordoni ad una schiera di personaggi. Si tratta in realtà dei 24 consiglieri della città che vengono rappresentati mentre reggono i cordoni stessi. Metaforicamente, evidentemente, significa che tra i consiglieri della città vi deve essere concordia affinché ci possa essere un buon governo. All'interno dell'opera in realtà vi sono anche altre figure simboliche, la cui comprensione per noi non è proprio immediata, mentre lo doveva essere sicuramente per i senesi del tempo. Particolare è sicuramente la figura della pace. Lorenzetti la raffigura come una giovane donna distesa su un cumulo di corazze e con un ramoscello di ulivo in una mano, mentre con l'altra si tiene il capo. Anche se la riconoscibilità della figura è abbastanza evidente, a livello stilistico appare molto diversa da quella che avrebbe raffigurato Giotto, e quindi dallo stile di Giotto. Giotto gli avrebbe dato una corposità e una solidità molto più massiccia, molto più intensa, magari utilizzando il suo classico chiaroscuro intenso. Invece qui vediamo che Lorenzetti utilizza un chiaroscuro molto leggero, ma soprattutto utilizza un susseguirsi di tantissime linee curve che proprio nel loro ripetersi, succedersi, riescono poi a dare la concretezza e la riconoscibilità della figura. In definitiva, con questo affresco, l'oligarchia che governava la città di Siena si raffigura come la sostenitrice di un governo giusto e saggio, nel quale ognuno deve concorrere con lealtà e nel rispetto delle leggi, sia delle leggi degli uomini e delle leggi divine, naturalmente.